Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo ritornati su Mars Horizon. Oggi cosa andremo a fare? L'orbita con più equipaggiamento, quindi con l'operazione Gemini. Ah, è vero cosa ho fatto la scorsa volta, se ve lo siete scordati. Siamo arrivati primi nella corsa allo spazio. Abbiamo preso 400 di supporto. Abbiamo raggiunto la seconda era, l'esplorazione umana dello spazio. I primi satelliti stanno circondando il pianeta Terra. Il mondo si sta riempiendo di gente che si sta interessando sempre di più all'esplorazione spaziale. E un umano potrà mai mettere piede in un altro pianeta? Lo scopriremo. Lui cos'è che fa? Dai, sarà andato tutto bene? Pulito! Ah, giusto, questo qui, il Pioneer, se non sbaglio. Andiamo sulla Luna, quindi. Dobbiamo performare un'orbita translunare, quindi dobbiamo lanciarci verso la Luna. Non so qual era il termine tecnico, ma post-produzione, tutto in post-produzione. Ok, il primo è andato, anche il secondo è andato e il terzo pure, perfetto. Quindi adesso cosa c'è? La prossima task dobbiamo arrivare nell'orbita lunare, quindi in pratica adesso noi siamo, facciamo finta, la mia faccia è la Terra e qui c'è la Luna, adesso noi stiamo orbitando intorno alla Terra e adesso quello che dobbiamo fare è lanciarci e fare l'orbita lunare. Quindi eccola lei la Luna, ma che bella che è. Perfetto. Vabbè, tanto il bonus non lo prendiamo, quindi chi se ne. Va bene, dai. Cioè, sono felici veramente. Cioè, possiamo fare le immagini satellitari. Oh, eccolo qua, il Goose. Ah, vediamo qua. Ci siamo alzati un bel po'. Siamo quasi arrivati a livello 6. La corsa alla Moon. Alla Moon. La corsa alla Luna. Il mondo adesso ci sta guardando. Siamo arrivati primi nello spazio. Per poco Leonov ci stava per raggiungere, ma Silvestri è arrivato primo. E ragazzi, io qui ve lo dico e non ve lo niego: il primo uomo sulla Luna sarà proprio Raymond Silvestri. Quindi sì, noi vinceremo la corsa. Oh, ma guardate qua, infatti, abbiamo. Oh mio Dio, qui il Sole quanto è forte! Abbiamo Mercurio, Venere, la Terra, Luna e Marte. Abbiamo anche qui Phobos e Deimos anche. Allora, qui ho visto che l'Unione Sovietica ha fallito a mandare un umano nello spazio. Cioè, in pratica, dicevano, li dobbiamo mandare, veloci, dai. Però mi sa che non funzionerà il paracadute. Non me ne frega. Voi mandateli, 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 mandateli. È esploso tutto. Soyuz primo. Coming International Geophysical Year. Ah, attenzione, abbiamo un'organizzazione internazionale della geofisica. Ha ricordato alla nostra agenzia di mandare delle immagini di satelliti prima dei 18 mesi. Non vi preoccupate che adesso lo lanciamo. Ok, satellite imaging, siamo terzi almeno, dai. La sera è bella, quindi la cosa è sempre la stessa, quindi via. La saltiamo anche questa, adesso esplode. Buono, oh, perfetto, anche i booster li stiamo anche tirando su. Eccolo qua, col nostro bel magnetometro. E siamo arrivati terzi anche nelle immagini satellitari, tutte belle in bianco e nero. Ci siamo salvati per poco, dai, sono stati felici. Ci hanno anche dato un botto di soldi. Intanto, ragazzi, visto che mi sono dimenticato prima, ricordatevi di mettere like, iscrivervi e attivare la campanellina per farmi level up a livello 6. Perfetto, il Gemini è stato ricercato e possiamo già fare l'orbita IVA. Ed ecco qua, la nostra missione è pronta. Chi ci mandiamo? Ci mandiamo Kelly e Belasco. Silvestri sta lì ad aspettare. Lancio in orbita in equipaggio. Siamo arrivati secondi, sfortunatamente. Ok, mi sembra che sia tutto pulito. Proviamo. Preghiamo che anche il nuovo razzo che ho anche ricercato apposta per questo è partito. Perfetto, è andato. È andato. No! Vabbè, adesso viene il vero attimo di gaming. Mi richiede un bel po' di cose, però abbiamo 5 turni. Io farei 1, 2, 3 e 4. Sempre il mio essere ambizioso mi rovina. Ma noi non abbiamo paura perché infatti qua abbiamo fatto un ben 84%, buono. Un 74%, bene. Perfetto, dai, solamente il primo non è andato. Ora possiamo fare così. Puoi fare di nuovo così, ancora una ricarica, così. Mi sembra più che plausibile che possa funzionare. Il primo è andato, il secondo pure. Facciamo 3 su 3, 3 su 3. Ok, abbiamo fatto
Dobbiamo fare il controllo per il rientro. Ci stiamo già bruciando, non siamo ancora entrati. Abbiamo una nuova meccanica che è quello del calore. Eccolo qua. Devo tenerlo al di sotto del 4. Però sale di quanto? Turno 2. Fischia. Dobbiamo riabbassarlo allora. Così. 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 E così. Fai a quel paese però. Ed è ritornato a 4. No, è rimasto a 2. Attenzione. Questo è buono. Direi che io così quasi completerei la task. Non mi metto a farne di più perché potrei fare casino e mi sembra che il rientro sia andato. Sempre nell'Oceano Pacifico finiamo. Ok, dai. Splash! Guardate lì che ci sono anche la guardia costiera del Gabibbo. Va bene, dai. Ha funzionato. Siamo arrivati al secondo posto. Ok, l'Orbital Eva l'abbiamo ricercato. Perfetto. E nella nostra Orbital Eva io metterò ancora il nostro Sylvain Silvestri e Ravenna Merino. Mi fido di loro. Sono i più memosi. Siamo ancora qua arrivati secondi. Dovrebbe andare tutto bene. Andando su, guardate quanto fumo che ha fatto. È il primo uomo che è andato nello spazio, adesso è ritornato. Per restarci? No. Per collezionare data. Allora, e c'è già un problema. Resiste. Questo invece è andato. E questo pure. Uno è andato. Il secondo invece no. E anche questo invece l'abbiamo riguadagnato. Ok. E la prima task è andata. Oh, attenzione. Abbiamo un'altra meccanica. Perché questa meccanica di che cos'è? Drift. Dobbiamo farla driftare. Deve stare tra meno 2 e più 2. Vediamo se rimane fermo. Rimane fermo. Ok, se io non lo tocco non succede nulla. E adesso dobbiamo rientrare giustamente. 3 task mi hanno fatto fare qua. Incrociamo le dita. Questa è più difficile. Ci stiamo salvando all'ultimo. Perfetto. Ci siamo salvati? Ci siamo salvati! Ci siamo salvati. Bene, bene, bene. Rientro pulito. E anche qua siamo arrivati secondi. E va bene ragazzi, anche per oggi possiamo concluderla qua. Siamo riusciti a fare qualcosa, siamo andati un pochino avanti nella storia. Sfortunatamente siamo arrivati secondi, ma non vi preoccupate, perché il prossimo episodio sarà sulla Luna. Atterraggio sulla Luna. Segnatevi i prossimi giorni, Silvestri, primo uomo nella Luna. Spero che vi siate divertiti come mi sono divertito io. Ricordatevi sempre di mettere like, iscrivervi, di attivare la campanellina e noi ci vediamo in un prossimo episodio. Ciao ragazzi, statemi bene!